Allora, siamo qui con Marco Vigellini, che è un Minecraft educator e che sta diffondendo veramente questa modalità, questo strumento pedagogico nelle scuole italiane con passione e con creatività. Intanto ci puoi raccontare qual è, diciamo, lo stato di fatto della diffusione di Minecraft, nelle scuole italiane? Allora, Minecraft sta incominciando ad essere selezionato come strumento didattico dalle insegnanti. Sono io circa 4-5 anni che lo sto utilizzando come strumento didattico e quest'anno vedo maggiormente che le insegnanti lo stanno utilizzando in maniera continuativa. Vado a fare formazione in giro e per le insegnanti che chiedono il mio supporto e vedo che c'è parecchio interesse da parte delle insegnanti. Quest'anno è stata avviata anche una sperimentazione con Indire, che ha coinvolto parecchie scuole, circa 200, a cui sto dando il supporto, quindi anche Indire ha visto le potenzialità di questo strumento dalle infinite possibilità didattiche. E appunto le infinite possibilità didattiche vuol dire spaziare con Minecraft in tutti gli ambiti, in tutte le discipline. Se potessimo con poche parole proprio far capire agli insegnanti che Cosa, ci cosa, vergano, su che sì. cosa? Allora, io quando racconto delle potenzialità di Minecraft, racconto che innanzitutto l'insegnante guadagnerebbe una soluzione all in one, io solitamente dico, nel senso una soluzione che li può accompagnare per quanto riguarda, non so, lo storytelling, la creazione di realtà aumentate. Io sfido qualunque insegnante a mettere tra il proprio dispositivo e il punto di interesse un oggetto fatto dai loro ragazzi. Con Minecraft possono creare delle costruzioni digitali e metterle proprio come oggetti di realtà aumentata. Questi stessi oggetti possono essere stampati tridimensionalmente, senza poi parlare delle attività di coding che possono essere fatte con Minecraft, andando ben oltre la bidimensionalità dei tipici programmi che vengono utilizzati, perché qui stiamo programmando un robottino o il personaggio o le interazioni con gli animali o con i blocchi che sono frutto di un ambiente tridimensionale. Quindi io non vado solo in alto, a destra, a sinistra, avanti e indietro, ma posso andare anche in alto e in basso. Un altro sviluppo che recentemente è veramente esploso è stato quello dell'interazione tra contesti culturali e la scuola. I musei cercano di avvicinare ai contenuti culturali le scuole tramite Minecraft. Io li sto supportando in queste iniziative e le scuole hanno reagito con estremo interesse. Dopodomani avvieremo il contest con il Museo M9 di Venezia e parteciperanno più di 150 scuole, tante. Certo, però appunto andiamo dallo storytelling, l'arte, però andiamo anche alla scienza, tu hai parlato di Minecraft e la chimica. Minecraft e la chimica, ci sono diversi blocchi che stanno aggiornando in continuazione i ragazzi di Mojang, in cui i ragazzi possono simulare esperimenti di chimica, ma possono anche sperimentare degli esercizi delle cosiddette STEM, possono testare problematiche di azione e controreazione, di elettrica, di elettronica, scusami, cose del genere, insomma, è veramente uno strumento a 360 gradi. Che coinvolge anche, diciamo, gli studenti e quindi anche un rapporto collaborativo un po' speciale. Allora, questo è uno degli aspetti, no, le cosiddette soft skill. Minecraft coltiva la soft skill più importante in assoluto al mondo, la creatività. L'hanno scelto i ragazzi perché è uno strumento che a loro stimola la creatività in maniera assoluta. E poi ci sono quegli altri soft skill che non sono, meno importanti, tipo il pensiero critico, il problem solving o il fatto di dover
di poter lavorare collaborativamente. Minecraft è veramente tutto questo. Non solo, Minecraft può essere utilizzato all'interno della didattica dell'insegnante in base alle esigenze stesse dell'insegnante. Perché? Perché è uno strumento veramente versatile. Non è un videogioco, è l'interesse che suscita nei ragazzi questo videogioco a dover essere sfruttato all'interno della classe dall'insegnante. L'insegnante rimane e rimarrà la conduttrice della propria didattica, della propria lezione, sfruttando le potenzialità e l'interesse che lega i ragazzi a Minecraft e viceversa. Quindi diciamo che i ragazzi sono esperti in Minecraft perché ci giocano continuamente, che adorano questo gioco, però poi attraverso diciamo, quello che si crea nel programma con Minecraft Un Education, viaggio, immaginiamo un ecco. viaggio indietro nel tempo, no? E io gli posso sicuramente raccontare o rimanere sul libro, no, di storia, raccontandogli di Cleopatra. Però non scordiamoci che la tecnologia ci circonda e permettere ai nostri ragazzi di conoscerla in maniera più o meno approfondita e attiva, non fa male. Tutta la classe può fare un viaggio indietro nel tempo e trovarsi a parlare con Cleopatra, che è veramente importante, anche quando poi l'insegnante magari si può limitare a condurre la propria lezione frontale con il libro, per esempio, e chiedere poi ai ragazzi a casa, come compito diciamo da fare a casa, di creare loro il mondo degli antichi egizi, e quindi loro collaborativamente a casa ribaltano la lezione e poi la portano in classe. Quindi sono loro i creatori di un ambiente, di una storia che hanno approfondito a casa. Assolutamente E quindi è un'evoluzione continua. Benissimo, sì. Prego. grazie Marco.